sconnesso OBS o si dovrebbe essere ricollegato, non so. Ma perché fa così? Non lo so. Occhio, che cosa? Now we're going to revisit two iconic brands that have been remastered for modern consoles. First up, relive the classic games in the Final Fantasy series. Ok, era su tutte le console. Però ordina per praticamente la schifo di anni di costante che non sono mai, però bellissime. Scusate per il problema tecnico. Tranquillo, non si è visto questo nulla. È Final Fantasy. I primissimi Final Fantasy, ragazzi, con la musica, ragazzi, che mi state dicendo? Una domanda. Voi quando sbloccate le skin, giocate con le skin di base o le non cambiate? Le, attimo, non le c'è Final Fantasy! Zitti tutti! Io ho visto tutti gli che hanno pensato quelle base. Zitti tutti! Cos'è? Dissidia! Non Dissidia? Sono tutti remaster per mobile. Ah, okay. Così come io, veramente, avrei picchiato a sangue chi cambiava Shepard di Bassetta. Non si fa, non si fa. Non puoi farlo. Comunque, Fab, sento adesso la Lost di Final Fantasy, ho avuto anch'io un brivido salino. Eh? Questo cos'è, ragazzi? Sì, Mana, là, come Mana... Legend of Mana, 24 giugno. Mana. Vabbè ragazzi, questi sono giochi che non moriranno mai. Bellissimi, io li adoro, ragazzi. Sono quei questa grafica così mi piace troppo. Ah, esclusiva PS4 e Switch. E Steam. Legend of Mana? Come, niente Xbox per 24 questo? Giugno, adesso. Perché è un gioco che ha popolarità in Giappone, quindi... Microsoft ha detto, frega in cazzo. Diciamo che in Giappone Xbox è come se non ci fosse. Però, nota di merito alla Microsoft, ci hanno provato più e più volte. Hanno provato, dovrebbero riprovarci secondo me, però è andata come è andata. Che è sta roba? La roadmap di Avengers, con gli DLC. Deve arrivare qualcuno. È la nuova skin. Ma hanno fatto, avete visto, la skin ufficiale di Vedova Nera, e dovrebbero uscire tutte... i vestiti dei personaggi del film. Vedova Nera è già uscito. Ragazzi, ma quanto sono diventati fondamentali per i giocatori le skin? Cioè, sembrano quasi... Ormai sì, è il motore catalizzante dei giochi. Sì, sono io il vecchio e poi non frega nulla proprio delle skin. No, io sono di quelli che non cambia mai la skin. Cioè, gioco con quella base. L'unica è Spider-Man, cambiavo le tute, quello sì. Allora, se cambia il colore mi dà fastidio, divento pazzo. Una skin deve cambiare il personaggio, deve essere diverso, come Spider-Man. Ma se anziché Hulk verde deve essere Hulk grigio, no. Alt che davvero, Hulk grigio esiste. Lo so, esiste. Lo so. Esiste però... Hulk rosso, esiste Hulk verde, esiste Hulk blu. So. Cioè, Hulk non è... Molti fanno l'errore, magari in chat non lo sanno, di pensare che Hulk sia uno. No, sono i multiversi e quant'altro. Lo so. Però beh, l'esempio che mi è venuto è come cambiare il pantaloncino e cambia colore di un personaggio X. In quel caso mantengo l'originale. Comunque qua stiamo andando appunto per le skin dei personaggi. Sì, stanno cambiando. Post lancio stanno mantenendo quello che avevano detto, nel senso del pieno supporto post lancio di Marvel Avengers. Non so. Raga, Wakanda Forever. DLC su Black Panther. Questa è proprio storia, parte di DLC di storia. Sì. Cosa che se non sbaglio non hanno fatto. Ancora come storia non avevano ampliato nulla. Solo sfide avevano messo. Sì, dei personaggi non è... no, la storia di Bishop hanno messo lì, occhi di posto. Ok, ma non ti tira come un Black Panther. No. Ovviamente musica da Tamarra al punto giusto. Esatto. Ragazzi, Black Panther è un personaggione. E non so se hanno pensato per via dell'incidente. Penso di sì. Quindi. Ti ha appena visto Joel di quella provata pure che è la Nene, qui qua. Vero, uguale. Comunque è bellissimo. Tutto spettacolare, ragazzi. Mi ricordavo Batman. Retro dice bei tempi in cui Square era solo RPG a palla. Io preferisco questi tempi. No, tutto, dai, tutto. In cui alla fine fa sempre quello che ha sempre fatto. Più offro. Ma si sta innovando.
Ah, semplicemente ha fatto delle acquisizioni anche loro e quindi... No, ma non è che... Adesso hanno anche un altro mercato. Ma non è che sta facendo mancare il lato JR. Esatto. No, assolutamente. Ragazzi, io devo salutarvi per adesso. Torno tra un poco, magari. Vai, vai, vai. Okay. Vai. Mi seguo. Tengo il telefono vicino per entro con i tecnici. Sì, chiamatemi. Perché non stanno togliendo spazio ai JRPG. Quindi non vedo quale sia il problema. Anche perché è un team in continua espansione, cioè crescita. Sì. Gratuito. Sono proprio cose separate, esatto. E uno magari fa l'errore di pensare che Square è un team e fa 100 giochi, ma non è così. No. Comunque Wakanda è gratuito, ragazzi, cioè, appunto ce l'ha messo. E credo che faccia parte del Season Pass. No. Tutto gratuito, che io sappia. Okay. Tutto gratuito. Tra l'altro ricordiamo che Marvel Avengers è anche presente sul Now. Vero, sì, no, settembre, non mi ricordo. Questo è il tuo mobile prima di... Hitman Sniper. Hitman? Hitman Sniper. Ah, ok, no, mi scusate adesso. World Premiere il 13 giugno, che oggi. Questo è l'episodio mobile di Nier. Ma già se non sbaglio era stato annunciato. Sì. Ovviamente se per non farci... Cioè, Nier... Noi ci lamentiamo di Kingdom Hearts che è stato lanciato su più console, ma se vi diciamo Nier dove è stato lanciato e come... Sì, pazzi. Perché l'universo di Nier è canonico anche nei concerti, attenzione. Sì, vabbè, là, andiamo proprio in un discorso infinito. No, parlo per chi magari si lamenta di Kingdom Hearts che è stato lanciato in tre console diverse, che per carità ci può Quante? Essere. Quante? Anche di più, sì. Anche di più. Degli anni, considerando quelle mobile, anche... Ah, voglia, 2, 3. Nier, ragazzi, è riuscita proprio a doppiare Kingdom Hearts. Oddio. Io qua non sto capendo, ho perso. Ah, sono vari giochini, episodi mobile, sì. Breve Exodus, io ricordo che adesso è chiuso. Questo era il multiplayer. il Battle Royale di Final Fantasy VII. Che secondo me è mobile. È mobile. Che peraltro è canonico. Cioè, loro dicono è canonico. Poi cosa intendano? Sì, vabbè, ma canonico. Cioè... Ti metteranno una sorta di storia. Anche la chiamata The First Soldier. Quindi dico 2021 Worldwide. Ragazzi, non capisco perché Square ha la grafica di Persona 5. It was meant to be a tower of dreams. Perché hanno una persona seria. Occhio ai Platinum. Questo è proprio un folle che è un po' grasso. Annunciato tanto tempo fa. C'era pure visto un mezzo video, se non ricordo male, di gameplay, bene o male, se non ricordo male, Ma forse un paio d'anni fa, vero? Vabbè, ovviamente è sempre periodo pre-Covid, quindi... Dobbiamo far finta che il 2020 non c'è stato. Non esiste, però. È abbastanza lo spirito del tempo. Resident Evil dice che è fatto bene. Ci sarà tanta storia anche nel Battle Royale che sono fatte. Sì, però capisco chi magari non ama i multiplayer, non ama i Battle Royale. Se vuole la storia canonica, si deve andare a giocare un Battle Royale che onestamente non è nelle sue corde, può infastidire. Ma levando il genere, la piattaforma mobile, non è che tutti hanno. Allora, ragazzi, vedete che il mercato mobile molto forte. Il mercato asiatico è sì, no, fondamentalmente sì. Il discorso, ripeto, Lo so, a me questo lascia molto perplesso al momento. Questo aspetta... Babylon. Allora... Sì, è gioco Platinum, in realtà. Allora, è un Diablo, ok? Un Diablo-like, si può dire. No, un Diablo, No. Come si può dire? Un 4 contro mostri a spammare tecniche a manetta. Però appunto il livello tecnico mi piace molto. Ha questa vena, non si capisce l'ambientazione, ci sembra di un'altra dimensione semi divina, tipo Godfall misto a Dungeons and Dragons. Queste armature dorate in mezzo all'erba. Not, but two paths lie ahead.
Ha fatto bene comunque, eh? Sì, vabbè, ma sui Platinum ci puoi mettere la mano sul fuoco, eh. Cioè il combat I Platinum sono il combat system. Assolutamente sì, infatti questo sto notando. Ma questo uscirà su quelle console? Esclusiva PS4. Ah, esclusiva PS4? Perché la grafica adesso PS5, hanno aggiunto la versione PS5. Graficamente il personaggio non so se è uno stile grafico scelto, ma comunque sia molto vecchia generazione, ecco. PS4 Steam, diciamo che come impostazione cos'è, mi ricordava tantissimo Astral Chain, che infatti è sì. Scotch. Metto Nier Automata, stanno salendo le pulsazioni, non illudetemi. Infatti non capisco questo Nier Automata mostrato così. Non mi muore. Aggiornamento PS5. Me lo gioco, che ancora devo recuperare. Non l'hai fatto. Ancora no. Allora ti dico solo una cosa, stiamo parlando di storia fuori dalle logiche umane. Ok, non devo recuperare. Un gioco che quando pensi sia finito è solo cominciato. Okay. Sei morto, però. Esatto. Io vorrei vedere la faccia di Kedavra quando insultano i titoli di coda. Nei primi. Il primo, soprattutto il primo. Bene, Nate, ti dico che c'è chi l'ha riportato in negozio convinto fosse il finale. Peraltro, se non sbaglio, c'è un altro finale che ti illude proprio che sia veramente finito. Invece ti prende in giro. Oltre al primo. Questo non mi ricordo. Vabbè, Nier è quello che ha un finale che se per errore tu vendi il chip madre ti spunta che muore. Non mi ricordo. Oddio. Qualsiasi punto del gioco tu sia, io per sbaglio ho venduto il chip madre. Erano dei tanti chip che puoi vendere. E spunta errore, titoli di coda. No, oddio. E puoi caricare? Sì, certo. No, perché già veramente l'ho scassato in due. Ed è l'unico gioco in cui puoi fisicamente comprare i trofei per il platino. Fisicamente. No, meraviglia. Ti mancano i trofei, vada al mercante, paghi e ti sblocca i trofei. No, bellissimo. Infatti credo sia il gioco più platinato della storia. E questa è una trollata clamorosa di Yoko Taro. Aspetto una goti per le mani da recupero. C'è la beta di Babylon's Fall, quindi c'era il multiplayer. Ok. Questo. Questa persona non l'hanno giocata. Onestamente, questa apertura di Square a tutto io l'apprezzo parecchio. Ma mi piace assolutamente. Parecchio, Square parecchio. La vedo molto. Diciamo che si sta betestizzando. Sì, fa la publisher a progetti totalmente diversi tra loro. Ma secondo me questo è un pregio, eh? Sì. Perché loro vanno forte in Giappone, adesso vogliono andare forte anche in Occidente. È una visione aziendale, corretta. Ah, è la remastered di Life is Strange. Sì, sì. Che okay, dopo che non cambia niente. No, no. È uguale. Cambia illuminazione, dai. No, cambia il modello del personaggio e illuminazione. Lo so. Allora, niente di clamoroso. Cioè, però il gioco ha già uno stile grafico veramente bello. Sì, particolare. È anche difficile migliorare. Voi ci credete che io l'ho cominciato due volte e dopo mezz'ora l'ho staccato? Non riesco ad andare avanti. Lo devo fare nel momento giusto. Perché so che merita tantissimo. Il momento giusto è quando sei triste. Ok. Così dopo di. Cioè, è finita. Io sto al sesto piano, dico, non ci sono giunto niente. Allora, secondo me può non piacere, ma è uno di quei giochi che va giocato. Ecco, lo so, per questo. Va giocato, perché se ne può parlare anche... Ti lascia qualcosa. Sì, assolutamente. E colonna sonora bellissima. Sì, le canzoni sono molto molto belle. Ragazzi, c'è la parte quando a scuola ti metti il walkman e ti parte la musica che è... All'inizio, quello l'ho fatta. Sì, bravissimo. Hi, I'm Maya, also known as MXM Tune.
I'm a musician and the singing voice. Perché vedo un faro, un maltempo. Remastered Collection, quindi prende pure il 2, ma non penso True Color, ovviamente. No, prende, come si chiama, il prequel. Adesso non mi ricordo come si chiama. Quello ambientato in quei due ragazzi messicani. Cioè, o meglio... No, il prequel è proprio di Life is Strange. Before the Storm, allora. Esatto. Ah, comprerò la versione Remastered a settembre, lo giocherò. Invece la True Colors è il sequel. È il sequel, è il nuovo gioco. Ah, si cambiano parecchi i modelli poligonali, ok. No, si vede. Cambia. Illuminazione. Diciamo che se tu vuoi vivere in maniera particolare, giochi a Life is Strange e poi ti va a vedere 13 come episodio su Netflix. Bello. Ah, proprio antipasto. Pranto. Ma questa settimana non ti ho visto, dove sei stato? C'è un centro di un centro psichiatrico di riabilitazione. Mamma mia. Eppure da True Colors io mi aspetto tanto. È coraggioso come gioco, fondamentalmente. Sembra l'ambientazione. Sì, peraltro non è sviluppato dal team del primo, ma dal team di Before the Storm, che non ho giocato. Anche io. Arrabbiato dal finale di Life is Strange, per questo non l'ho giocato. Mi ha fatto arrabbiare più del finale di Assassin's Creed 2. Ce ne vuole, eh? Che reputo il peggior finale che uno dei videogiochi abbiamo giocato. Sì, sì. Ma probabilmente, meno male che siamo 8 in chat, 7. Quindi va bene così. Tiste di chat. Qua vuol dire sto mano, non so. Sì, c'è questa cosa che lei percepisce i sentimenti delle altre persone. Il sentimento viene colorato a un colore particolare, tipo sentimento, e lei si immedesima in questi altri personaggi e ci parla. Quindi probabilmente può far cambiare il colore, ovvero l'umore della determinata persona. Il suo potere è questo, quello di percepire i sentimenti degli altri. Bisogna capire come a fine di gameplay, cioè tu come evolvi il gioco, cosa devi fare tu, qual è il tuo obiettivo? Vabbè, hai una missione. Anche in Life is Strange fondamentalmente sono quasi ormai avventure interattive, avventure grafiche interattive. No, ma lì vedo sei bullizzata, fai, dici ok. Cioè, capire il tuo senso di vita, il tuo obiettivo qual è? Allora, considera che lei penso sia, se non ricordo male, un personaggio transgender o sbaglio, Verena? Ah, ok. Quindi penso che la tematica possa anche essere sempre quella dell'accettazione, o magari non entrarci nulla, eh? Ok. Però vedremo, dico, sarà una storia ovviamente teenager oriented. Diciamo che vai avanti perché succede sempre qualcosa. Non hai tutta allora, io penso ci sia, devo salvare mia sorella. Penso sia l'effetto farfalla, ovvero a seconda delle scelte che compi, aggiusti alcune cose e ne rompi altre. Ok. La trama te la costruisci in base giocando, cioè non, tu non sai dove andare a finire. E è bella questa cosa. Diciamo che comunque Telltale ha fatto scuola sotto questo aspetto. Rip per Telltale. Beh, lì hanno sbagliato loro, ragazzi. Hanno fatto uscire 18 giochi in un anno, cioè facendoli tutti uguali, cambiando le licenze. Sì, purtroppo sì. Poi ci hanno preso la mano, ci hanno preso gusto, ma. Ma secondo me la localizzazione ha fatto. Guarda, io è giusto da dire, ma l'influenza del mercato italiano è... Non dico nulla, ma qua. Perdonami, non ho sentito. Il gioco in inglese, la localizzazione, cioè essere, non essere in italiano, in altre lingue, magari, non so. No, Life is Strange era in italiano. No. Life is Strange sì. Allora, hanno fatto scelte strane, perché per esempio Borderlands... Allora, non so se avete giocato Borderlands della Telltale. No, nessuno. Ragazzi, in assoluto il miglior capitolo. Brillante, divertente, doppiato in italiano, sottotitolato in italiano. Non dipende poi da chi ti pubblica il gioco. Magari decide di investire sull'italiano e quindi lo fa. Siccome The Walking Dead è stata una trilogia bellissima. Poi però hanno fatto uscire Il Trono di Spade, Batman, Borderlands, e sicuramente avevano altri 18 progetti in cantiere.
Bah, strano, eh? Ah, The Wolf Among Us, strano. Ragazzi, è bellissimo. The Wolf Among Us. Forse il secondo non è più uscito, se non sbaglio. In teoria avevano detto che nonostante era morta la Telltale, doveva uscire lo stesso. Comunque di settembre, non so se avete visto la riuscita o già... Magari il Covid l'ha definitivamente ucciso, The Wolf Among Us. Già. Cosa? Cosa? Ho visto Nomura e Team Ninja. Ok. Ho visto... It's not a hope or a dream. It's like a... Ma da dove lo tirano fuori questo? Occhio. La protezione. Da dove lo tirano fuori? Ok, un Final Fantasy 15 strano. Oh wow. Il gioco è uscito da 3 anni. Forse ho capito cosa è. Si è vociferato di un final, di un, uno spin-off di Final Fantasy in stile Dark Souls. No. Fatto da Team Ninja, che è quello di Nioh. A guardare il gameplay mi sembra proprio questo. Considerato che c'è Nomura coinvolto, direi che c'è un reto. Ma quanto coinvolto si sa? Coinvolto non lo sappiamo, però coinvolto mi fa pensare che ci sia Final Fantasy dietro. Anche questo è esclusivo a PS5. Chissà se sarà messo come titolo o come sottotitolo Final Fantasy. No. Qua c'è il Retro Future che non reagisce. Secondo me Final Fantasy neanche lo nomineranno. Ciao Portalex! Ciao Portalex! We're here to kill. Sì, secondo me è chiaramente un Souls-like in sosta Final Fantasy. Alex, grande amante dei Final Fantasy, però quelli classici. Ok. Quindi non sarà contento in questo momento. No, assolutamente. Un momento. Comunque, il tipo è tipo nero di Devil May Cry, eh? Molto accazzottato, molto Zack di Final Fantasy. Allo stile personaggio è molto Nomura, sì. È molto no. Che non vedo scarpe enormi, no. No. Anzi, se non c'è Topolino, no. No, sarà sempre lì dietro, tipo da bravo massone a dirigere tutto. Ovviamente, ragazzi, c'è ancora molto lavoro da fare. Si vedono poi le texture. Eccolo! Fantasy Origin, addirittura. Cosa? Eccolo. Stranger of Paradise. No, no, pure Xbox, perla. Piattaforma. Ma in che senso? La demo presto disponibile. Oh, mi incuriosi se c'è un Souls-like. Strano. Fantasy. Strano, raga. Occhio al remake di Final Fantasy 7 con Luffy. Fatta impressione vedere Final Fantasy Origin, no? Scritto le origini. Vabbè, play now, questo lo sapevamo, dico. Allora lo ribadiscono, giustamente. Ragazzi, allora, fatevi Final Fantasy 7 remake. Comunque mi sa che è finita la conferenza, eh? Sì. La bombetta finale quella è. Devo dire breve, ma sì purtroppo è molto interessante. Raga, poi Guardiani della Galassia per me proprio hanno... Ora io devo scendere, devo un attimo, ovviamente mi sparo I Need a Hero proprio come se non ci fosse un domani. Molto caro. Ah, ma invece se non sbaglio non era Square, quella esclusiva PS5 che hanno mostrato un anno fa. Forspoken? No, di cui si vedeva semplicemente una tizia che saltava in avanti col mantello. Non mi ricordo il titolo in questo momento. Forspoken. Forspoken. Non si è visto niente. Prossimo anno. Prossimo anno è esclusiva temporale. Vabbè, ma fatto Xbox poteva mostrarlo pure ora e dire 2023, dico, non... Il gioco 2023 è stato fantastico. Esatto. Anche perché è sembrato un gioco piccolino, cioè non un giocone, ma grande. Niente di strano, però ragazzi, cioè, è successo anche altre volte in passato che dicessero... Sì, no, dicevamo, infatti noi scherzavamo sul fatto che Marvel Spider-Man fu presentato in 4 diversi E3. Guardate. Sono 3-4 giochi presentati sempre in 3. Horizon, Spider-Man e God of War. Ah no, è Death Stranding, scusate, Death Stranding. E poi sono praticamente usciti tutti insieme. Sì, esattamente. Ragazzi, penso sia finita comunque. C'è gioco qua. Manca solo Fabrian che abbassi il volume, ma non può. Manca Fabrian che è chiuso tutto. Dico, sperando che non gli partano altri video particolari da solo su YouTube. Consigliati.
Ragazzi, io ho appena abbassato il volume, tranquilli. Io vi ecco, mi sento dalla retrovia, io sono qui e vi proteggo. L'hai visto il nuovo spin-off di Final Fantasy presentato? Ho intuito, non ho ben capito in realtà. Tra l'altro a breve uscirà pure la demo. Spin-off? È uno spin-off fatto dal Team Ninja, quelli di Nioh, sì. E Nomura. Bello. Bello, bello, ma ambientato dove? Come? È un Souls-like, eh? È una specie di Souls-like, Devil May Cry-like. Devo recuperare. Kingdom Hearts-like. Sì, sì. Kingdom Hearts-like, sì, sì. L'importante è che like, eh? Sì, sì. Tieni sì, abbastanza like. Sì, sì, sì. Perfetto. Allora, ragazzi. Ragazzi, vi lascio questa schermata, che devo riandare. Sono sì, va tranquillamente. Tanto io questa. Facciamo una breve chattingatina. Okay. Sì, sì. Va bene, tra un poco torno per chiederla. Su due piedi, ragazzi. Promossa, sì o no? Poi approfondiamo. Sì, sì. Sì, sì. Ok, no. sono pienamente d'accordo. E secondo me è stata breve al punto giusto. Un'ora, no, tre quarti d'ora praticamente. Se tre non quarti è. D'ora. Dando okay. praticamente massima importanza a Guardiani della Galassia. Sì, che stanno sì. riproponendo adesso. Sì, è quello che avevo anticipato. Sono stati bene anche loro a raffreddare un po' l'attesa, perché loro avevano detto: vi mostriamo il gioco Eidos, che era Guardiani della Galassia, vi mostriamo Babylon Fall, Life is Strange e basta. In realtà ci hanno messo anche Final Fantasy e alla fine questa bombetta, chiamiamola così, del Souls-like in fase Final Fantasy, che a me è piaciuta tanto. Sì, sì, assolutamente. Mi intriga sì. abbastanza, non vedo l'ora di provarla onestamente. E dalla demo ne capiremo sicuramente di più. Io secondo me ancora non è un po' acerbo, comunque, che ho visto anche le texture stesse dei personaggi, delle corazze erano proprio sgranate. Guarda, quindi, è Team Ninja. Dici tu che è proprio... Ragazzi, vedete che però Nioh 2, essendo un gioco Team Ninja... Sì, è molto meglio. Tra l'altro è forse uno dei due giochi che va a 120 sì, su PS5, tra l'altro. Sì. Una fluidità impressionante. Graficamente non è incredibile, però è fluido. Però continuo, la pulizia c'è? Sì, aspetta, ragazzi, questo è pulizia, non tanto... E infatti credo che in un gioco Souls-like frenetico quello che tu ti aspetti è pulizia. Pulizia e frame rate stabile, questo. A me non interessa la 4K. Però deve essere pulito. Io penso che ormai con PS5, cioè, ragazzi... Sì, la base è quella. Il problema frame rate. Cioè, no, ci saranno sempre i giochi che magari è... Ma dovrebbe essere una problematica ormai, non dico accantonata, ma minore. Cioè, se non lo so. In via d'estinzione. Non lo so, sai perché? Aumentando l'hardware, spinge ancora di più con gli effetti di luce, gli effetti particellari, volumetrici, l'acqua, le cose, e quindi puoi avere dei drop di frame perché hai pompato troppo il resto anche del gioco. Vero. Cioè, camminano, secondo me, è come due binari, non si incontrano mai, però ovviamente mai più di 30. Certo, non saranno magari 60 stabili, ti scende a 54, 53... Dico proprio... pure una cosa, ieri ho provato io, così per curiosità, perché Ratchet & Clank mi dà l'opportunità di giocarla a 30 fps. Ragazzi, è una problematica, perché l'occhio ormai mio, giocando a 5 è abituato a 60, e io la domanda che mi faccio è, ma come ho fatto a giocare negli ultimi 20 anni? Dai, diciamo gli ultimi 10? A 30 sì. fps o addirittura giochi che scendevano sì. sotto i 30 perché non lo sapevi esattamente esattamente, cioè giocare un gioco di guida oggi che non va a 60 è impossibile, è tosta ragazzi, è impossibile. Infatti io che giocavo su PC fino al 2015 c'avevo anche un PC da gaming, poi me lo sono tolto perché mi sono trasferito. Sono tornato a giocare principalmente su console e l'ho sentita parecchio la, è stato avere... Non avevo i 60 fps garantiti quando volevo. E adesso che PS5 e Series garantiscono questa cosa, quando torni a giocare su PS4 o addirittura su PS3... No, vabbè, certo, non si può. No, ragazzi, non si può. Cioè, no. Io con Far Cry 5, le settimane fa, quando l'ho provato, posso dirvi che l'ho notata. Una... quando non parte la macchina, dice, quindi ce la fai? Cioè, ce l'hai questa sensazione? Poi ti riabitui, però come dice Giovanni è difficile. Ho provato anche Rainbow Six a 120 fps sul mio televisore a 60 Hz. C'è poi il tethering, l'immagine è divisa in 4, ma devo provarlo. In 4. Quindi chissà come sarà giocare a 120. E da chi è giocabile?
In che senso? Cioè, ci sono pochissimi le TV che riescono a... Sono i televisori nuovi, le LG... si contano, dico, sulle dita di una mano. Sì, anche se l'hanno messo in sconto, ragazzi, poi settimana scorsa l'ho tentato, anziché 1600 a 1100. quindi sono 500 euro di sconto. Il televisore che abbiamo noi, se mettiamo la risoluzione a 1080p o a 1440, possiamo giocare a 120 Hz. No. Sì. No. Sì. Sì. No, intende, io e Berenat abbiamo la stessa TV. Non ho capito, ma gli hertz del vostro televisore quanti sono? 120, se non ecco. Perché io ho 4K, ma massimo 60 Hz. Sì, sì, infatti dico, il televisore di ora... No, dicevo, il televisore è mio, è di... Ok. È una TV da gaming, cioè da gaming, passatemi il termine, però è pensata anche per il gaming. Ma sono 120 Hz virtuali che te li upscala a 120 o reali? No, sono reali. Però devi abbassare la risoluzione. A quanto dicevi? 1080p o 1440. Ok, è ottimo questa cosa. Televisore recente? Sì, televisore sì, dell'anno scorso, di due anni. 2020. Ma cos'è? È un Samsung, adesso Samsung. Ottimo, ragazzi. Provato un gioco a 120 fps. Ah sì, io ho provato Halo, ho provato... E com'è? È una differenza che percepisci in multiplayer, soprattutto, perché è tutto un discorso di latenza, poi. Ok. Rispera tutto. Se tu proprio percepisci che hai ancora più reattività con il controller. Poi single player dipende dal gioco, magari il Nio è un gioco frenetico, te ne accorgi. Però non l'ho ancora provato. Quindi Rainbow Six si vedrà parecchio. Sì. In multiplayer si vedrà, si sente abbastanza. Bellissimo. Bellissimo. Ragazzi, la tecnologia andrà avanti, ovviamente usciranno più televisori, abbasseranno di prezzo. Però, il discorso sembrerebbe che diceva Giovanni, se ci saranno mai problemi con PS5 o con Series X. Cioè, non lo sappiamo, perché al momento, parliamoci chiaro, giochi PS5 e Series X non esistono sul mercato. Cioè, giochi al di là di Ratchet & Clank, che comunque... Dici neanche Demon's Souls? No, soprattutto Demon's Souls, cioè... Non so se è bellissimo da vedere, ma tante pecche, tanti limiti. Sì, sì, diciamo che è una scatola ben confezionata con i suoi limiti. Però da vedere... Da vedere... Ah, il suo effetto, però... Poi se lo guardi, se lo analizzi con un occhio cattivo... Non ha distruttibilità, non ha... È un corridoio ben costruito. Però è classico gioco di lancio, va bene così, non è una crisi. Ma quello è il SoulSnap suo, infatti. Cioè, poi, un Battlefield a sto punto. Un equivalente di Last of Us 2 su PlayStation 5. Cioè, se loro me lo tengono a 60 fps va bene. Però se devo rinunciare a qualcosa di next gen per avere 60 fps, non lo so. Avete provato The Last of Us 2 a 60 fps? No, non ancora. Ragazzi, vi dico che vi stravolge il gioco. Hanno tolto l'effetto quello, esatto, pulviscolo per intenderci. È quello cinematografico. Sì. La grana sì, che a me piace, però a molta gente dà proprio fastidio. Mi piace perché è un effetto che ti nasconde i 30 fps. Cioè, è un effetto voluto cinematografico che ti nasconde che stai giocando a 30 fps. Ma ti sporca l'immagine. Cioè, io quando ho acceso il gioco, dopo un quarto d'ora l'ho spento. Aspetta. Cioè, immagino il fastidio per uno come te, immagino il fastidio. Io l'ho spento, le parti mezz'ora. Quelle delle spore, ci sta. Sì, ma poi te lo dimentichi che c'è. Ma all'inizio, quando l'ho messo, ho detto, ok, andiamo nell'impostazione e il filtro pellicolare. Quello lì non c'era. E sono rimasto a guardare Ellie. Sono basito. E ho fatto proprio Ellie, avevo lì, screenshot in PlayStation, modalità fotografica, e c'era il filtro per togliere la grana pellicolare. E ancora più pazzo sono diventato. Quindi ve lo sapete che si può levare, perché non me l'ha provata anche nel gioco. E quindi mi sono guardato gli screenshot accanto, sono io lo spegno, ho spento un quarto, 20 minuti, sì. Nervoso. Diciamo che okay. Per gli smanettoni del genere capisco il fastidio. Troppo fastidio, quello quindi, dimenticato dopo un'ora. Che Dada, tu non hai provato ragazzi, Cyberpunk? Non ho provato? Cyberpunk.
Perché lì ci sono 5 effetti visivi attivati. Secondo me tu li stacchi tutti. Proprio un minuto tu stacchi tutto. C'è motion blur, che c'è? Tutto. Tutto quello che vuoi. Il motion blur non mi dà fastidio, ci sta, rende tutto più... Non so. C'è anche l'effetto lente alla J.J. Abrams. Non so se hai presente. Ok. Top. Top la grana comunque, basta. Di che si parla, ragazzi? Di malattie mentali mie. Esatto. Bene. Tecnicismi riguardo le nuove console, sì, le potenzialità dei giochi, quanto cambiano realmente i 60 fps in un gioco. Io per esempio, ragazzi, noi abbiamo un gruppo in cui parliamo di videogames. Io il primo gioco che ho provato per PS5 è stato Miles Morales, ovviamente, con i 60 fps. Quando per prova andavo nei 30, ma con il ray tracing attivato, tanta roba il ray tracing, ma per me il gioco era ingiocabile. Non vale la pena. Il gioco era ingiocabile. Ho avuto il retro, si arrabbia quando io dico questo. Infatti, retro addirittura riusciva a giocare Demon's Souls con quel filtro in cui andava, credo, a 4 fps. Era l'unico al mondo che riusciva a giocare con. Era bello, ma dovevi essere in modalità fotografia. Lui è retro, lui gioca anche i giochi vecchi che, sì, che abbiamo oggi. Ma in un gioco vecchio lo capisco, mi sta benissimo, va tra bene. Ma per me i 60 fps in un gioco come Spider-Man o nel prossimo Batman, per intenderci, in un combat system del genere. Ma ormai sono d'obbligo su tutti i giochi 60, raga, basta. Ragazzi, poi fate recuperatevi, cioè, vado un bot, recuperatevi Forza Horizon 5 in 4K sulla TV. Ah, no, vabbè, lo immagino, sarà che lei male. Vabbè, cioè, mi sembra reale che giri a 60 fps. Io non amo i giochi di corse, ma posso dirvi che quando ho avuto l'Xbox One S per quei 3-4 mesi, io mi sono innamorato di Forza Horizon 4 e ho detto, ma cos'è sta roba? Allora, cioè, Forza Horizon riesce ad andare oltre il concetto di gioco automobilistico. Neanche a me piacciono. Io non riesco a giocare a Gran Turismo, non riesco a giocare a Forza Motorsport. Ma Forza Horizon ti metti lì, dici lo provo e ti ritrovi ad aver fatto 3-4 ore. Sì, perché non è statico la corsa nel circuito. Cioè, il fatto che è libero, vedi appunto il terriccio che si muove, vedi quando dove vuoi. Cioè, ecco, ragazzi, va a finire sempre i tecnicismi. Certo, sì, sì, sì. No, mi piace, ragazzi. Allora, a me piace il contatto che hai con quello che tu muovi con l'ambiente. Se io mi sento parte di quello che sto giocando, allora mi hai catturato. Questo è il collegamento di io che mi muovo in quell'ambiente. Death Stranding. Quindi non ti è piaciuto The Order? No, mi è piaciuto. Okay. Sì. Perché quello era un corridoio in cui vabbè, quello lo capisci che è un gioco che è una demo. Quello lo capisci che ok, no, ma poi si parla di 2014, poi parlo di più recente. Quindi questo sì, il feedback dei colpi, io questo guardo. Se non ci sono feedback dei colpi, se manca questo e non mi sento dentro il personaggio, allora lì comincio a prendere distanza dal gioco. E ti faccio una domanda a te, che sei sempre tecnicissimo sotto questo aspetto. Red Dead Redemption 2. Ecco. Quanto ti dà fastidio che tu muovi il cursore e si muove un secondo dopo? Ecco. Io ho sofferto le prime ore di gioco tantissimo, proprio ho sofferto, perché era lento e venivo da un gioco super frenetico, non ricordo quale in questo momento, scusatemi. Ma ero, cioè, anche aprire il cassetto, prendere l'oggetto, richiudere il cassetto perché sono pazzo, si gira e tu vai, e poi si gira e poi si rigira di nuovo, dico mamma mia, raga, dopo 5, 6 o 7 ore ho dimenticato ed ero dentro il personaggio col cavallo, sentire il pezzo. Sì, poi quando poi l'ho finito, ho giocato ad altro, dicevo mamma che veloce. Cioè, mi manca il realismo di Red Dead, quindi al contrario. Il problema che ho fatto Red Dead, poi Days Gone, non mi ricordo se era Days Gone, è il fatto che lui prendesse gli oggetti al volo senza neanche che si vede, cioè senza la l'animazione, mi ha fatto quasi restare male. Perché sì, ho detto, e dove lo metto l'oggetto? Bene. Mi prendeva per la borsa. Sì, si premi quadrato, e li prendi. E quindi si passa da un eccesso all'altro. Cioè, alla Tsushima i ragazzi ho goduto come un ricco. Ecco, era Tsushima. Perché tu lì sei a un chilometro dall'oggetto, sei col cavallo che vai a 40 km/h, premi R2 e te l'ha preso.
è bellissima la fine di Videoludici. Mi ha divertito come due giochi mi hanno divertito a me questa gli ultimi due anni. Jedi Fallen Order, no, Jedi Fallen Order e Tsushima. Jedi Fallen Order nonostante i problemi tecnici, cioè sì? Jedi Fallen Order aveva il personaggio che non camminava, pattinava sul ghiaccio. Sì, lo so. Ma però... allora sai che io l'hai fatto? Certo. Ah, ti è piaciuto pure quello? Che comunque ti piace sì. Jedi Fallen Order e Ghost of Tsushima. Sai che io l'hai amato. Sì, 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 assolutamente sì. Assolutamente. Ho giocato con a quanto pare ora. No, a quanto pare uscirà ora la versione di Jedi Fallen Order next gen, vera e propria next gen. No, ma già è uscito già in retail l'altro ieri. Jedi Fallen Order? Sì, 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 PS5, è uscito. Da marketing. È uscito. Però l'aggiornamento PS5, cioè un aggiornamento PS5 è già uscito qualche settimana fa. Sì, l'ha preso con la 60 fps, no? Due o tre mesi fa. Ok, adesso è uscita la versione di PS5 con la custodia con scritto PS5, ma non c'è messo niente nella custodia che ti dica giocalo adesso a 4K, non c'è scritto niente, è semplicemente la custodia con PS5 scritto. Allora, quindi se non erro loro avevano dichiarato che l'hanno stravolto. Ma questo gioco è uscito 2 giorni fa, quindi come io non mi sono informato, non ci ho pensato, mi sta sollevando questo dubbio adesso, mi devo informare, perché già il gioco il passaggio è automatico, cioè c'è un upgrade gratuito. Se sì, mi stai cogliendo impreparato. Chi ce l'ha lo gioco? Io non ce l'ho purtroppo. Lo devo risolvere, l'ho finito e lo devo recuperare. Scaricatelo, provatelo. Tanto l'ho scaricato in pochissimo, non pesa molto Jedi Fallen Order. Vabbè, ce l'abbiamo già nell'hard disk. Un problema va di Jedi Fallen Order. Nella prima area, la delle rocce, c'è il frame che cadeva proprio a 16. E proprio, era proprio ingiocabile la prima zona. Solo quello, poi il resto ci passi sopra. Ma levando quello, secondo me hanno messo un'ottima base per il 2. Che ci sarà sicuramente, sì, sì, sì. Cosa parlate? Jedi Fallen Order. Ah, bellissimo. Bellissimo, divertente. Dopo l'aggiornamento next gen, ancora meglio. Alex, di questo stavamo parlando. Tu hai visto l'aggiornamento next gen, quello di 2 giorni fa? Ah no, l'ultimo no, che sarebbe praticamente una versione PS5 Serie X. È uscita. È uscita PS5 proprio la versione. E ragazzi, sto accendendo la play. Vai. Posso dirti che la versione PS5, solo PS5, è uscita. Posso dirtelo con certezza, in detail, 2 giorni fa. Sì, PS5 Serie X. Serie X non posso dire perché da marketing non c'era. Quindi, vabbè, ma tu non dire. Sì, perché alla fine è uguale. Cioè, nel senso che. No, cioè, dico. Cioè, le persone non capiscono. Sì, perché alla fine anche c'è la versione Xbox One e anche Serie X per questo. Non c'era. Comunque, dobbiamo capire se cambia, se c'è anche un aggiornamento gratuito. Cioè, nel senso, c'è l'upgrade. Sì, sto verificando. Allora, se lo scarichi, vedi la versione forse. Non c'è bisogno di scaricarlo. Spunta scritto. Ah, già ce l'hai installato. Sì, sì. Ratchet & Clank, ti sta in silenzio, per favore? Sì, parte la musica bombissima su Ratchet & Clank. Mi si è bloccato il telefono. Comunque sì, c'è l'upgrade gratuito. Ottimo, ragazzi. Da provare, da rigiocare. Anche perché aveva quel combat che era a molti ricordava Sekiro, con la difficoltà bilanciata. Anche se l'ho fatta difficile, c'è qualche mossa che mi ha ucciso più di una volta. Ragazzi, diciamo che per me il grosso problema di Jedi Fallen Order era le spade tra di loro non ti davano lo stesso feeling. Venendo da Sekiro, Perfetto. Lì senti proprio, raga, lo scontro con Genichiro, parliamoci caro, ogni colpo di spada tu clean. Se è una danza con la battaglia. E poi passa Jedi Fallen Order e il peso lo senti, ragazzi, lo senti. Però è Star Wars, hai le spade laser, i cazzi ci passi sopra. Ma non solo, l'ambientazione, il level design, il fatto di tornare sui tuoi passi per prendere altre robe, la trama. Era bello completo, mi è piaciuto. Le abilità, io difficilmente rifaccio i giochi. Questo è uno di quelli che devo rigiocare. Approfitterò del ragionamento, lo rigiocherò assolutamente. Bello, molto molto bello. Idem Tsushima, ragazzi. Tsushima è un open world che non pesa, perché anche gli oggetti da raccogliere nell'ambiente non sono pochi. C'hai quei 4-5 elementi che puoi raccogliere anche a 3 metri di distanza e non ti fanno pesare, cioè, io invidio Levian, perché io l'ho giocato a 30 fps, invidio Levian che ora se lo può godere a 60. Ah, certo, non l'ha giocato Levian. Ma guarda, Tsushima? No. Ancora no. Ah, io ho giocato su PS5 a 60 fps.
da quel punto di vista niente da dire. Mi ha divertito un sacco, solo la lunga mi ha cominciato un po', cioè, cominciato a sentire un po' di pesantezza. Ma è bene, Nat, io so perché. Perché sì, come perché... c'è, esatto. Hai potuto completare le isole al 100%. Ah, perché devo lasciarle vuote? Scusa, se mi dice che mi mancano due zone, perché devo lasciarle lì? Io devo farle. A me non ha pesato, non ha pesato, sono sincero. Io pensavo di portarla in live prima o poi. Cioè, io addirittura, ragazzi, ho deciso quindi di prendere lo zaino e andarmene in montagna a fare la remita. Perché mi metteva una pace sto gioco. Cioè, sì, le parti dei santuari sono fantastiche. Sì, cioè, ragazzi, veramente, io ho avuto per un mese, mi sembra una sciocchezza, proprio la mentalità. La gente proprio passa, non sai, quando sei in giro, vivi la tua vita e trovi gente che ti fa diventare pazzo. Cioè, c'erano occasioni del genere, tipo, beh, pace e amore. Tipo, ero così. La vita del samurai, ero tipo tranquillo. Quindi quando facevi, componevi gli haiku, ti piaceva, ti rilassava? Sì, esatto. Anche se devo essere onesto, a volte componevo un po' a caso. Sì, sapevo che senso dava le frasi, però la mia vita è meravigliosa, ma faccio anche schifo. Esatto. E poi, allora, ma non ne sono sicuro. Quando c'è di Fallen in Order in digitale, non fa partire nessun aggiornamento e non mi fa scegliere la versione PS5. Non vorrei... sia un pagamento. Devo comprare la versione, vedi controlla se c'è un aggiornamento tipo 10 euro, perché in genere se mi fai uscire la versione PS5, c'è scritto aggiornamento PS5 gratuito, un attimino, hai visto qua gioco completo, aggiornamento scarica, è gratuito, niente, vabbè, ma sto impazzendo, ragazzi, cioè attenzione, niente, allora devo comprare la versione PS4 e la devo aggiornare. Sì. Dico pure quanto pesa. No, 4G, 6G, 7G. Impossibile installare, libera ulteriore spazio nella console. Okay. Questo è un messaggio che vediamo ogni giorno nella nostra vita. No, noi... io e Levian l'abbiamo da 5 tera la PS5. E non ci basta. E non ci basta. 5 tera. Questo diventerà da 9 tera, perché prenderemo un altro disc da 4 tera. Allora, bellissimo. Sì, qua ci chiede Dirty, che ne è stato di Square fino ad ora? È finita. È già finita, stiamo facendo rivedere un pochino di scene, ma già è finito. Forse vuoi sapere com'è andato a questo punto, ragazzi. Siamo, cosa è stato annunciato? Sì, vai, ferla. Allora, hanno annunciato il gioco dei Guardiani della Galassia, che uscirà il 21 ottobre e che sembra fatto molto bene. Poi hanno annunciato vari titoli per mobile che adesso ciao, non Walter. Ricordo. Comunque, diversi spin-off, di vecchi Final Fantasy. Poi abbiamo visto Babylon's Fall, che è il nuovo gioco di Platinum, quelli di Nier Automata, c'è un sacco di altri giochi fantastici, che uscirà sì, su PC, PS4 e adesso anche PS5. E poi abbiamo visto Life is Strange Remastered. Abbiamo visto il sequel, cioè il nuovo episodio di Life is Strange. Sì, sì. E alla fine abbiamo visto a sorpresa questo spin-off di Final Fantasy. Mamma mia. Fatto come un source-like dai creatori di Nioh. Che uscirà il prossimo anno. Lo vado a mettere subito perché voglio vederlo. Io non l'ho visto. Ci sarà breve una demo su PlayStation 5. Inoltre dico a Dirty, che è venuto ora, Dirty, hanno mostrato il gioco dei Guardiani della Galassia, io ti conosco, è illegalmente bello. Divertente. E altra cosa, l'aggiornamento di Jedi Fallen Order è 21 giga, ragazzi. Cambia roba, cambia. E allora cambia parecchio. Cambia. Una versione PS5 mi aspetto sia qualcosa di più di un aggiornamento. Quindi allora, ragazzi, scusa, cambiando il texture, giusto, tutto il comparto texture, illuminazione. Ragazzi, questo è il gioco di cui parlavate, ma se no... Sì. Questo? Ma di Final Fantasy, che Final Fantasy? Origin. Prima Final Fantasy. Cioè non esisteva Final Fantasy ancora, capito? Non ci credo. Cioè qua loro... Lo sto vedendo anche per la prima volta, che non c'ero prima. Mi aspetto un colpo di scena, tipo che alla fine compare tipo l'inizio di Final Fantasy 1, può essere. Beh, chi se lo ricorda inizio di Final Fantasy 1? Io l'ho giocato Final Fantasy 1, però tutti lo giocano Final Fantasy. La cosa bella sono le magie, ragazzi. Se implementano bene le magie, io veramente divento molto contento. È molto FF15 anche, così a occhio. Sì, sì, sono tipo i Backstreet Boys nero. Sì. No, ma anche come siedi, come gameplay e combattimento, ragazzi. Sì, e come diceva bene, si vede l'influenza di... Nettamente. Nioh. L'ho giocato... Quindi di Nioh? Sì, sì. Nioh. È dagli stessi creatori di Nioh, Beh, sì, Teen Ninja, sì.
Bellissima, ragazzi. Ma anche la spada che gira molto Devil May Cry. Tutto i cristalli. Io ho giocato anche Neo 1 e Neo 2 negli ultimi due anni, quindi li devo recuperare io invece. Ho fatto il primo un pezzo, però ho mollato. Allora, io l'ho sempre abbandonati a metà gioco, devo dire. Quindi io. Li ho iniziati, bellissimi, poi a un certo punto diventavano un po' ripetitivi. Iniziavano ad essere sempre adesso con gli stessi nemici. Sono complessi però, per quello che sì, cioè, sono tante abilità, tanti yokai. Anche la prima zona in cui sei nella però spiaggia. C'è che troppo backtracking, rifai sempre le stesse zone, in certe missioni. Devi rifare la stessa missione, ma non più di sera, ma di giorno. Stessa zona, stessa città, uguale. Okay. Devi rifare gli stessi nemici. Magari no, magari in punti diversi, ho capito. Ma se poi lo stesso villaggio 3-4 volte a un certo punto, pure che cambi i nemici, dico. Ah, ragazzi, ok, scusate, sto guardando un video di Jedi Fallen Order a 1080p 60fps della versione PS5. Ragazzi, fuori scala. Lo mettiamo? Sì. I combattimenti a 60fps come stiamo vedendo qua su YouTube, figuratevi. Ma già c'erano 60fps. Mi stai dicendo che bisogna portarli in live? Allora, dico che è tanta roba quello che sto vedendo, perché è di una fluidità pazzesca. Spiegatemi cosa cambia rispetto all'aggiornamento di 2 mesi fa. Manda il link, Gio, che lo mettiamo. 2 mesi fa ti davano solo... Manda il link su Skype, Gio, che lo mettiamo. Ok, adesso ma invece non... c'è proprio... Mando il link su Skype. Sì. Fatto, è un video di mezz'ora in cui fa vedere pure le differenze iniziali. Mezz'ora? Ok. Vabbè, schippiamo. Almeno la possibilità che puoi scegliere. Ok. Motion blur, cose e compagnia bella, per intenderci. C'è il grana pellicolare. Aspetta. Penso di sì, sai. Pubblicità. No. Un attimo, pubblicità. Giocherò oggi di fare la Order con la grana pellicolare, ragazzi. Lo metto avanti, lo skippo avanti un poco. Puoi far vedere, puoi andare a 2 minuti, bene o male, giusto per fare. Perché all'inizio ti fa vedere pure le impostazioni, sì, che puoi settare, i settings, che possono interessare pure, eh. Esatto. Perché puoi scegliere fra, per esempio, perché, i filtri sono motion blur, grana pellicolare, no, aberration chromatic, camera, okay, shake. Ah. E poi c'è la performance mode che puoi scegliere. Okay. 60 fps, ray tracing, cioè sono cose interessanti, attenzione, eh. C'è il bandierino di... esatto, perfetto. Però lui lo gioca con tutte le grane, con tutte le cose attivate. Ok. Vado avanti un poco? Sì, vai tipo a metà video, dove c'è più luce di combatte. Ok. La prima parte è molto buia. Ok, no, niente. No, è tutto quanto dentro il treno, una zona di treno, quindi andiamo tipo qua. Io ti consiglio di andare al minuto 16, Levian. Vabbè, ma anche qua, ma che sti bannerini di pubblicità che spuntano sempre? Perché al 16? Che c'è al 16? No, così, dico, semplicemente perché. A metà video. Così, vai al 16. No, se c'è la parte del treno ti fa vedere gli interni, le luci, perché già... sono i treni che passano accanto. Non lo vedi? Ah, io non lo vedi ancora tu, niente. Sei indietro. No, tu sono... non sono carino. Mamma mia, ragazzi, che bello, perché... ma devo rigiocare. Mamma mia. Io non rifinisco mai i giochi, come dicevo. Cioè, finendoli non li ricomincio. Questo stavo per ricominciare subito appena finito. È una cosa che non faccio mai in vita mia. No, la versione next gen è una bella scusa. Bravo. Bravissimo. Sì, l'altra volta però l'avevamo iniziato. Siamo arrivati, sì, un po' avanti. Per il 4 maggio. Mede, sì, Force il 4 maggio, sì. Andiamo al boss? Che c'è dopo? Sì, vai. Andiamo a vedere un pochino il boss. Che dovrebbe essere. Ottimo, anche perché raga, 20 giga sono 20 giga, Nico. Sì. È un gioco praticamente. Tutto il pacchetto texture, penso illuminazione anche qualcosa. Dai, e sono sta roba. I shader. Pubblicità che spuntano, ragazzi, scusate. Tranquillo. Vabbè, ma andando avanti nei video lunghi di YouTube è normale, la prassi. Sì, spuntano tre ragazze, non so perché. Così. Tranquillo. Non si infastidisce nessuno. Lo so, però dico. Ah, Nico, sembra una cosa strana. Mi sa che ho trovato quello. Ci posso fare. Cioè, manda il link nel frattempo. Ok. Tanta roba, ragazzi. Comunque, ragazzi, c'è una pulizia netta. La pulizia è netta, si vede. Ed è sempre un video su YouTube, ragazzi. Esatto.
Ecco, questa mi fa rispondere alla domanda: c'è bisogno di comprare PS5 Series? Se vuoi questo upgrade, stile PC, sì, secondo me ne vale la pena. Assolutamente, ma infatti non è solo giochi che cioè, ormai non è più, ormai non è più secondo me. C'è chi deve recuperare giochi PS4 e con la scusa si gioca al massimo delle prestazioni. Sì, cioè, cosa, quando dicono no, non compro la PS5 perché non, bravo, non sono esclusive, bravo, è una semi-scusa, bravo, che ti dai perché magari non puoi comprarla, non riesci a trovarla e ti vuoi autoconvincere. E ci sta, lo facciamo tutti. Autoconvinciamo, esatto, lo facciamo tutti su qualcosa. Però avendola e possedendola, posso dirvi che la differenza c'è, ragazzi. Cioè, se tu giochi a 60 e quant'altro, dici, come ho fatto finora. E io immagino chi passa da una FAT a una PS5. Sì, da una 4 ho fatto Slim a una 5. Io ricordo che quando passai da Slim a Pro, con Dark Souls 3, vidi una grandissima differenza. Dicevo, wow! Io farei un saluto agli eroi che hanno comprato Cyberpunk su PS4. Cioè, comunque... Io, ma l'ho ancora aperto, conto pure, per giocarlo su PS4. Ah, ok, giocarlo, quindi, ok. Ma sì, io non valgo come eroe insieme a Levian, che l'abbiamo comprato al day one, l'abbiamo fatto partire, abbiamo detto che aspettiamo la versione PS5. Ah sì, anche, ma quello penso sia il 70% forse di chi l'ha comprato. Io non l'ho neanche aperto, non so neanche c'è dentro. Io ho iniziato, ho 20 ore di gioco, ogni volta sì, vedo i miglioramenti e gli aggiornamenti. Ci ho giocato anche ieri, ho visto un fucile volante che mi sparava e ho chiuso. No. Allora, ma che fucile volante, raga, io i bug... Ci sarà sempre, secondo me, questa cosa. Quelli li accetto. Raga, quando facciamo un just chatting su Cyberpunk? Ragazzi, domenica sera già c'è in calendario, prossima domenica. Dobbiamo scegliere un argomento videoludico. Perché per retro siamo io, Ben e Takira. Aspetto al day one. No, no. No, allora, questo è quando l'amore per un gioco... Esatto, ti condiziona. No, non voglio dire ti condiziona, però a volte vai oltre quello che possono essere i difetti. Sì, è un continuo pubblicità sto video. È un po' come l'amore magari vero e proprio per la ragazza, dico. Ma c'è gente che comunque riesce ad andare oltre certi difetti. Cioè, prendendo ad esempio il nostro amico Retro, lui si potrebbe giocare Demon's Souls in quella modalità illegale a 12 fps. Chiedava, penso che esploderebbe. Cioè, se io mettessi Cyberpunk, cosa succederebbe, ragazzi? Lo posso mettere in diretta? Posso fare una live dove apro Cyberpunk e lo gioco? Allora, ma ha giocato Ora è Paradiso. Sì, ha giocato a te. Ah, sì. Ora, raga, è tranquillamente giocabile. Poi è un gioco valido, è questo il non è il problema. Allora, la cosa che fa rabbia è che è un gioco della Madonna. Sì. Non gli puoi dire nulla. Però ragazzi, io in piccolo, magari all'epoca, 8 anni fa, già la community era diversa, probabilmente anche la comunicazione era diversa, ma vedete che The Witcher 3 uscì con grossissimi problemi. Tutti The Witcher. Tutti. The Witcher 3 per console era ingiocabile. Quando è diventato giocabile? 3 anni dopo. Dopo ragazzi. 3 anni, sì. Ragazzi, 3 anni dopo. Mettiamo un video di Cyberpunk, potete metterlo? Poi dico, non... Vedi tipo differenze magari tra prima e adesso? C'è un video comparativo, tipo... 2020 versus 2021. Cioè, fate conto che in The Witcher 3 dopo 3 anni cambiarono tutto il menu. Proprio tutto. Sì, è vero, ci fu. Ma addirittura cambiarono anche il modo alternativo di camminare. Hanno messo tutto, veramente tutto. Roba nuova. È un vizio, perché anche il primissimo The Witcher, quando è uscito su PC, i primi 2 anni non riusciva a giocarci nessuno. Ragazzi, ma è l'ultima patch sarà la 1.2, questa poi l'hanno sistemata, è uscita una versione aggiornata per Steam che l'ha reso giocabile, l'ho giocato anch'io e lì poi è nata la popolarità di The Witcher. Ragazzi, ma all'inizio questa è l'ultima patch che hanno fatto di Cyberpunk, ragazzi, erano in 15. Sì, 1.2 inizialmente erano sì, io ricordo l'immagine quando hanno presentato la versione Xbox 360 di The Witcher 2, l'hanno presentata fuori all'esterno della fiera delle tre, ero in due, avevo un microfono, una maglietta, ero con la mano qui perché a modo loro volevano coprire la sorpresa della versione di Xbox 360. A un certo punto hanno tolto la mano, ops, esce anche su 360. Quindi, ma quello fu un gran colpo di Microsoft comunque, eh? Sì, perché comunque siamo rapporti legati al mondo PC e loro per il debutto della console hanno cominciato da Xbox. C
ci sta. La dimensione di un team che è partito veramente da niente e adesso comunque fa giochi del calibro di Cyberpunk, che comunque sono giochi enormi. Ecco, e forse hanno fatto anche per come l'hanno gestita, più che altro il passo più lungo della gamba, per come l'hanno gestita, non per altro. Sì. Però esserci il coraggio di dire: guardate, su PS4 One non lo facciamo, lo facciamo uscire anche nel 2023 se abbiamo bisogno di console. Anche perché tu non puoi basare il primo trailer su uscirà due punti quando è pronto. Vero. Anzi, mi sta bloccando il video. Il When It's Ready era il loro cavallo di battaglia. Allora, il When It's Ready in realtà è il cavallo di battaglia di... che si usava prima nel mondo PC, soprattutto i giochi tanto attesi, per creare un po' di hype. Funzionava, però nel caso di Cyberpunk è stato un... Penso che Cyberpunk abbia, ragazzi, spaccato in due, tipo, tutto. Perché ce lo ricorderanno tutti per sempre, tipo, fino alla fine dei giorni. Ed è un peccato, ed è un peccato. Lo so. Purtroppo sì, purtroppo... Adesso, secondo me, loro puntano tutto sulla versione Gen, di cercare di scattarsi in quel modo. Pensiamo a Hello Games con nome Sky, che quell'agosto 2015 uscì un gioco dove eri non so dove, cioè un pianeta con delle cose glitchatissime, e adesso, ragazzi, io continuo a dire ma gli conviene fare tutto sto lavoro su nome Sky? Riescono a guadagnare dalle copie di nome Sky con tutti i segnamenti? Ma loro guardano anche alla community, cioè nel senso quello di creare una community. Ok, e quindi a riscattarsi anche a livello di immagine, e ci sono riusciti. Però dice, gente Chiedavra dice 6 anni di aggiornamenti gratuiti, e non stiamo parlando di skin, stiamo parlando di modalità VR, ray tracing, cose PS5, c'è una modalità in terza, sono passati dalla prima alla terza persona, costruzione di pianeti, c'è un delirio, la flora della marina, i mezzi, c'è tutto. Evidentemente loro hanno fatto valutazione e ci rientrano. Non so quanto continua a vendere, ma a quanto pare va. Può essere che all'inizio fu anche colpa di Sony, che fece un annuncio in pompa magna come se fosse un tripla A. Sì, in effetti c'è stata un po' di maletta con Sony, perché non è piaciuto come è stata gestita la comunicazione. A Sony non è piaciuto come poi è uscito il gioco. Ma è Sony stessa che lo deve approvare, però. Esatto. Diciamo che... lì secondo me è più colpa di Sony, che è un po' esagerato a pompare. Io mi ricordo il video meme bellissimo con la musica di Jurassic Park, quella e poi quella fake. L'hanno fatto anche con Cyberpunk, attenzione. Sì. Però ragazzi, vedete che la versione PS4 di Cyberpunk al Day One era qualcosa di terrificante, veramente terrificante, ragazzi. Io ho un amico che l'ha giocato su PS4 Slim. Salutiamo. Salutiamolo, magari ci sta seguendo, non lo so. Me lo diceva che i problemi ci sono. Lui comunque sia molto amante del team, ci passava sopra anche perché non possiede PS5. Però, ragazzi, si sa, non puoi. Anche Davra non è essere amanti del titolo, perché sia Levian che Benenat, parlo anche per loro proprio tranquillamente. Se non mi The Witcher, noi tre piangiamo. The Witcher è CD Projekt Red, ok? Quindi, assolutamente sì. Assolutamente. Cioè, se tu nomini The Witcher, a me viene la pelle d'oca. E se tu mi nominavi Cyberpunk, a me veniva la pelle d'oca. Esatto. Cioè, ragazzi, io, d'altronde, se l'abbiamo preso in digitale al Day One, 2 mesi prima addirittura. Ragazzi, significa crederci, non significa vediamo com'è. Ed è qua il problema. Cioè, ti hanno distrutto. Perché ci credevi tanto, forse, del successo di The Witcher. Sono stati artefici della loro disfatta, in certo senso. Per questo dico, la comunicazione è importante, come dicevate voi. Hanno fatto una comunicazione, una campagna marketing furbissima, facendo uscire tutto prima. Questo, ragazzi, hanno fatto uscire tutto prima. Hanno fatto uscire anche l'Xbox Unlimited Edition 6 mesi prima. Sì, quella, ecco, una cosa che è strana, fatto uscire 6 mesi prima, effettivamente. Ma perché chissà quali dovevano essere i tempi di... Ricordiamo che doveva uscire un anno prima pure il gioco, se è uscito un anno dopo in quelle condizioni, un anno prima cos'era? Ah vabbè, veramente tipo Blasco, no. PS1 Blasco classico. Oh, bellissimo un Blasco, ragazzi. Ragazzi, mi è rimasto impresso questo gioco, piccola parentesi, penso sia il gioco, se tu mi pensi da PS1 Souls-like, io penso Blasco, perché era
Ora mi ha calibrato senza mani. Lo devo rigiocare adesso a 30 anni per capire se ero io o meno. Poi quest'anno ci sarà anche la versione next gen di The Witcher 3. Ah, vero? Io non userei il quest'anno. No, no. Seriamente? Perché comunque non lo fanno loro, lo fa un team esterno. Sul serio? Non dovrebbero avere problemi. Sì, ma si sapeva. E se vai nella cura del gobbo, dove ci sono tutti i gas. Ma io devo giocarlo. Lei crasha ancora il gioco. Cosa? Nella paura del gobbo, ragazzi, con i gas velenosi lì non ce la fa. No, non mi è mai successo. No, va un pochettino. Sicuramente era la versione dei One quella che ti è probabile. Sì, sì. Raga, ma non parliamo di The Witcher 3, ma che storia clamorosa è. Bellissimo, sì. No, si può parlare entro, di The Witcher 3, se vuoi entrare entro. Non si può parlare di The Witcher 3, cioè, tu vedi come l'industria è cattiva, come l'utenza è cattiva, perché tutto quello di che di buono hanno costruito, tutto quello di che di buono per loro, raga, per CD Projekt Red, l'immagine era fondamentale, era tutto. Non parlava c'era... con voi, la letterina dentro il gioco, grazie per aver acquistato il gioco. Project Red. Sì, sì, vero. Loro, veramente l'utenza si è sentita tradita. Era proprio tradimento, ragazzi. Sì, sì. Vero. Ma anche il packaging, ragazzi, dei giochi. Quando tu apri il gioco e trovi la letterina, grazie caro utente per aver acquistato, no, di CD Projekt, ti vogliamo bene. 15 DLC gratuiti. Che poi attenzione, raga, quella è una paraculata bella e buona. Perché io sono. Perché quelli sono tranquillamente cose che metti in gioco. Sì. Le facci per non in gioco e dici sono DLC gratuiti. Lo so. Mi va bene, mi prendi per il culo in modo positivo. Sì. Era il lavoro di fino fatto. Gli attivi, la mappa. Capito. Di tuttora, cosa non fa più nessuno. Che non fa più nessuno. Quindi, guardate, scusate, guardate qua. Cioè, io ho comprato al Day One. Guardate, ho comprato al Day One. La guida di 800 kg di The Witch, di Cyberpunk 2077. Non l'ho mai aperta. Prima o poi lo sarà. La torre in diretta per la prima volta. Ah, che bello. Cioè, ragazzi, ho solo cellofanata e c'è un delirio qua dentro. Ma i packaging della CD Projekt Red, cioè, raga, il DLC sì. Che te lo fanno così, sì. E dentro c'erano le carte dei... io non ce l'ho queste, non ce l'ho, c'è dentro, io non so, se l'avete mai avuto. Ci sono le carte, bellissimo. Trovai due mazzi nella prima espansione e due mazzi nella seconda espansione. Sì, la cosa divertente è quella edizione lì, ce l'ho anche io per PS4, ma l'ho giocato su Xbox. Così lo diciamo. Altra cosa, ragazzi, i DLC di The Witcher 3 sono due capolavori. Poi devo ancora giocarli, a questo punto aspetto la versione. Bellissimo. Allora, uno più bello dell'altro. Blood and Wine puoi tranquillamente spacciarlo per gioco a sé. Sono 30 ore di gioco pieno. Non ha giocato i DLC, Benat? No, ancora no. Io vedi che The Witcher l'ho giocato tardi, cioè ho fatto tipo tre volte, ho ricominciato tipo storia di Andy, per motivi che non mi sto a dire, che per sabotaggi, cose così. L'anno scorso in quarantena l'ho giocato 180 ore e posso dirti che il DLC Blood and Wine è clamoroso. Tutti mi dicevano è bellissima, io le prime due ore dicevo ma dov'è sta bellezza, poi tipo dicevo fine, non parlo più. Ragazzi cos'è Nier Reincarnation che ho visto nel video? Mobile, ma anche il, cioè, ragazzi, parlo della scena base, quella del di Heart of Stone. C'è quel matrimonio. Non fare spoiler. Matrimonio. Che bello. È una figata, ragazzi, è una figata. E tu dici vabbè, possono fare meglio della storia principale. Ti giochi Heart of Stone e dici sì. Anche poi giochi, ti cambiano il gameplay, ti mettono una nuova meccanica in effetti. Poi giochi Blood and Wine, dici ma ancora meglio di prima. Poi giochi Blood and Wine, ti mette in mezzo una storia con i vampiri clamorosa. Ragazzi, la storia di Blood and Wine è più bella della storia principale. Obiettivamente la storia principale accade, non dico poco, ma no, è che la caccia selvaggia è una cosa storica degli altri The Witcher. Non è tanto questo. Allora, è che in posso generale... dire una cosa, giocare la storia storyline di The Witcher 3 senza aver giocato gli altri due è difficile, lo so, la storia è lineare, diciamo che la devi cercare Siri, è lineare sempre la storia principale, ma sì, ci sì, sono di quello parlo di quello tra, la padella, signori, la padella da pulire, la padella della vecchia,
Cioè, ma ragazzi, anche la quest secondaria del Barone Rosso, bellissima. Io ricordo la migliore di tutti. Ragazzi, con finali multipli, non diciamo cosa può succedere. Esatto. Vi dico solo che io ho sbagliato combinazione di tasti. Ho sbagliato la porta e il bambino mi è caduto. Incredibile. Ma è terribile. È successo. Nella premi triangolo, non so perché, per sbaglio sono scivolato e ho premuto cerchio. Ops. Ho rotto il bambino. No, ti dico che è cambiata completamente la storia. Non lo so. Quindi tu hai lasciato che il destino del bambino fosse quello, non è ricaricato. Il bambino è finita malissimo, raga, malissimo. Io non so se voi l'avete salvato bene, ma... Sì, beh, sì. No, sì. A me è finita, a me è morto, io ve lo dico. Povero Bosling. Sì, ragazzi, è il Barone Rosso, giustamente, dopo che faccio 10 ore di storia sua e mi cade, dico... Ma lo si scemo. E in tutto questo, io sono così nei giochi, io non ricarico i salvataggi. Okay. Io la prima run, quello che succede, succede. Non mi interessa. La migliore. Ciao Chiarallaccia. No, Chiaralla che finisce a noi. Quello che succede, succede. Eccola. Piango perché ho sbagliato. E piango le conseguenze. Perché se tu hai fatto questo errore, ci sta. Ci sta, ragazzi. Hai già lo schermetto, allora, Chiara? Hai già la camera? Concludendo la cosa The Witcher, e poi vi saluto io. E la cosa che io ho adorato di The Witcher è che io l'ho giocato in un modo, Levian completamente in un altro. Io andavo al solito di spada, scudo e quattro magiette stupide. Levian ha fatto l'alchimista. Alchimista, ragazzi. La cosa più bella della storia, ragazzi. Levian, prima di andare in battaglia, era come tipo al pub, lui si calava pozioni su pozioni. No. Ragazzi, voi non avete idea di quanto era figo giocarlo in questo modo. Ce l'ho fatta diventare quella bianca che piena di vene colorate. Un tossico, tipo. Sì. Perché lui diceva, sto combattendo contro questa tipologia di mostro, allora devo bere questa pozione per combinarla con questa. No. Esatto. Ecco, questa non è una pecca del gioco, invece, che io non ho avuto bisogno di niente. Cioè, avevo 30.000 guenti, pozioni, non ho fatto niente. Mi passavano le energie. È difficile. Ora è Chiara qua. Questo aspetto del game è un capitolo a parte, perché adesso i giochi di abilità. Sono Chiara, benvenuta. E non ti permettono di utilizzarli perché magari sono superflui. Invece in Final Fantasy 7, ad esempio, gli oggetti hanno molto significato. Questo sì. Quindi però ragazzi, il capolavoro. Capolavoro assoluto. Chiaralla. Per me best di oggi tutte e due le conferenze. Tutti i Guardiani della Galassia, che è fuori scala, ok? Stiamo parlando di un gioco fuori scala, per me ovviamente. Vatti a vedere Replaced. Allora, vado a vedere Replaced. Devo dire la verità, io in realtà devo recuperare più di una conferenza, perché sono riuscito anche a guardare metà della conferenza Guerriglia e non tutta. Quindi, diciamo, nelle prossime ore vuote di domani, non lo so, della notte vedremo anche, e dovrò recuperare anche queste robe qui. Comunque, guardando Replaced e Somerville, ok, andrò a guardare. Per quanto riguarda i Guardiani della Galassia, che sono uscito a vedere, allora, io ho visto solo dei gameplay, ma mi sembra molto più bello da vedersi rispetto anche a Marvel. Concordo pienamente. Sì. Sì. Ammetto di non averlo giocato, ma siccome sono una che guarda molti gameplay online, l'hai anche visto da me, forse, pure... l'ho visto anche da te, ma non solo, mi ha affascinato molto più rispetto a Marvel, anche se mi piacerebbe capire, sempre una questione del doppiaggio. Io sono una di quelle che si fa influenzare molto dai doppiaggi. Per esempio, ti faccio l'esempio Ghost of Tsushima. Io ho iniziato a giocarlo in inglese e poi sono passata subito al giapponese, perché secondo me l'enfasi che mette il doppiaggio giapponese è tutto un altro livello. Sì. Sono d'accordo, di un giapponese su un giapponese. Esatto. Ragazzi, scusatemi, una parentesi enorme, ho il 2% di batteria e devo staccare il telefono, scusatemi. Ma lei è un pazzo. Mi sistemo tutti i quadretti qua e poi andare avanti. Ma allora che l'ho fatto a fare? Io dovevo stare fino alle 10 perché vi sembrerà strano, ma ho delle cose da fare. Io vi saluto, ragazzi, è stato un piacere.
mi sono dilungato proprio perché sono stato benissimo. È stata una bellissima giornata e spero che il PC Gaming Show regali altrettante emozioni come la conferenza Xbox e quella... Ci siamo Xbox. Io e Chiaralla, giusto? Sì, per sì, la... Angelo e Chiaralla. E tu perfetto. Perfetto. Adesso vado anche io. Prima. Ora sì, metto il telefono in carica perché è la mia, mia webcam. Domani avrò il PC, ragazzi, finalmente, perché sono praticamente accampato. Quindi, scusa l'interruzione, Chiaralla, continua con Ferla. No, vi ringrazio che me lo dici solamente adesso che ho fatto tutto l'ordine là, da ragazzi, dopo. Ragazzuoli, buona serata, ragazzi. Oh, a tra pochissimo. Ciao, 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 ragazzi. Ciao. A tra poco. Allora, come ti dicevo, Akira, sì, assolutamente, nel senso che ci sta che in Ghost of Tsushima il doppiaggio in giapponese fosse adatto. Non è che sto dicendo che non vedo l'ora di vedere Avengers doppiato in giapponese, sicuramente sì, mi farebbe più piacere vederlo in lingua originale, nel senso in inglese, però sono anche curiosa di vedere i doppiaggi in italiano. Io sono una che si fa influenzare molto dai doppiaggi. Però che Akira non c'è, rispondo io. Sì, vabbè, tutti. In realtà ho detto Akira. Ah, ma ci sei? Lui, ci sei ancora, Perla? Io ti avevo chiuso già tra la camera. Ah, mi hai chiuso subito. Chiedo scusissima. Aspetta 5 minuti e vado anche intanto io. Intanto di no, Tsushima l'ho giocato in l'ho iniziato in italiano per curiosità, perché io sono sempre curioso del doppiaggio in italiano. Però come hai detto tu, a livello di coinvolgimento ci stava lì il giapponese, secondo me. Ed è anche un giapponese fatto molto bene, era molto vero, curato, vero, c'era molta enfasi in ogni cosa che facevano, nei dialoghi, nei combattimenti, mi ha particolarmente coinvolto. Su Avengers non lo so, cioè, sui doppiaggi Square Enix di solito non sbaglia, di solito fa bei doppiaggi, magari a volte sbaglia qualche voce, cioè, magari mette una voce che non trovi adatta al personaggio. Però al massimo molto in inglese. Posso chiederti una cosa, Benena? Hai giocato Final Fantasy Remake? In giapponese. In giapponese, giusto? Sì. No, no. L'hai giocato anche in inglese? L'ho provato un po' l'inglese, però questa è una cosa mia. Io i giochi giapponesi, Io ho provato tutte e due le lingue. Secondo me, cioè, lo sto giocando... In inglese, giusto perché l'ho iniziato in inglese, però secondo me il giapponese è un'altra cosa. Ma tra l'altro i sottotitoli in italiano certe volte non dicono completamente un'altra cosa. I sottotitoli in italiano li hanno tradotti dal giapponese, non dall'inglese. Quindi se tu giochi in inglese, cioè sottotitoli in italiano, hai questa... Come? Ma perché dice? Scusi, ma perché sta dicendo questo? Vabbè, sì, in effetti mi ha un po' disturbato, però boh, vedremo. Ah, mi ricordo in giapponese tutto. Perché non sono giochi che per me vanno fatti in giapponese. No, vabbè, lo risposterò in giapponese perché in realtà non l'ho ancora completato, è proprio perché per adesso gioco quasi solo con voi, in realtà, che non ho tempo di pensare. Quindi appena ho un minuto libero continuo a giocarlo e magari risposto la lingua in giapponese. Peraltro stavo dicendo su Final Fantasy, mi è scappato, stavo pensando a una cosa ed è fuggita via. Ecco, la voce di Barrett in giapponese è magari un po' fastidiosa. È vero perché un giapponesone che ti urla per qualsiasi cosa e magari che arrota le R. Il classico giapponese è Nani. che bello magari dopo urra! Però a parte lui, secondo me va fatto in giapponese. Sì, no, beh, sono d'accordo. I giapponesi sono sempre i doppiatori giapponesi mi piacciono, però sono sempre tanto. Devi calarli nel contesto giusto. Sì, esattamente. Nel contesto anime un po' sopra le righe sono perfetti, magari in un contesto serioso non lo so, io ho guardato anche qualche serie TV giapponese proprio perché mi piace il mondo asiatico e quindi... però se dovessi farmi doppiare da un giapponese, magari un film normale d'azione, cioè, no, non lo guarderei. Anche no. Kratos in giapponese, ragazzi. No. Quindi io ti consiglio anche di recuperare la conferenza di Zebots perché c'erano molti indie, ci sono stati molti indie.
molto interessanti secondo me. Adesso non ne ho segnato nessuno perché mi sono già 12 minutes è una cosa che porterò, ragazzi. Annapurna, io ti amo. No, vabbè, 12 minutes lo porterò perché al di là del poco che si è visto nel video che ha poi anche trasmesso Levian, non si è capito moltissimo. In realtà è un loop temporale, e non so se ne conoscete la trama, è un loop temporale della durata di 12 minuti. Ah. E quindi tu nel giro di 12 minuti sai già quello che succederà, dovrai evitarlo e indagare nel frattempo su altri aspetti di cosa sta per succedere e perché. Quindi siccome io sono molto curiosa da questo punto di vista e avendo portato Bradin che è investigativo e avendo avuto un certo tipo di risposta da parte della chat, mi piacerebbe condividere con loro anche questa esperienza qui. Grande poi idea. Non so. No, ma ci sta anche perché a parte questo sembra proprio un gioco interessante, sì, sia sì. Di storia a livello di progetto. Loro lo chiamano un thriller interattivo, quindi c'è già una consapevolezza che non è un classico videogioco, è proprio una storia interattiva. Esatto, esatto, esattamente. Ma Angelo è bloccato? Angelo è così da 20 minuti. Ah no, è bloccato, non me l'ero accorto. Mi sarà scaricato la batteria. È questo... vero. Ma interessatissimo, presidente. Oh, è un buon presidente. Ascoltatore. È un buon ascoltatore, Angelo. Era impossibile che non stesse parlando. No, ragazzi, qualcuno clippi, vi prego. Qualcuno clippi. Niente. Presidente. Lo mettevo interessatissimo. Andiamo alla pubblicità. Si stava godendo la discussione. Piacevole, guarda la faccia soddisfatta. Che bello che sei. Che bel momento. Vi prego, fate la clip. Allora, ragazzi, un po' fermo, cioè... No, vabbè, lo tolgo, dai. Ciao Angelo. Ciao Angelo, è morto. Tornerà dopo, dai. Tornerà. Allora, bene Nat, prima che tu chiuda, perché comunque so, immagino che tu sia stanco almeno quanto sì. Me che non, però mi non mi dire niente. Cosa ne pensi di questo incoming PC Gaming Show? Prima di questo, va bene questo link da PC Gamer? Sì, sì, perché stanno loro. Da qua, ok, allora resto qua. È alle 10 e mezza, alle 11 e mezza comunque. 11 e mezza, esatto. È qua tra mezz'ora. Allora, ma scusami. È qua, dice tra 28 minuti, quindi 11 e mezza. Quindi decidete se volete magari bloccare e tornare tra 20 minuti o continuare mezz'ora. Decidete non lo so, voi. Allora, se Angelo riesce a tornare, magari ne parlo un po' con lui, eccetera. Sì. Ma nel frattempo, come ti ripeto, mi piacerebbe certo, sapere certo. Cosa pensa. Poi c'è mezz'ora. Allora, vabbè, non ci metterò vai, mezz'ora. Beh, questi beh, ultimi 5 puoi minuti. Prendertene anche mezz'ora, tranquillo. Puoi stare anche 20 minuti dopo. Ah. Allora, io ho letto il programma stamattina, che ancora non conoscevo, anche perché... se non sbaglio non l'avevano divulgato. Parliamo di un evento di 90 minuti, quindi ci sarà tanto da vedere. Mi dispiace non vederlo, ma veramente io non penso arriverei vivo a Luna, detto molto sinceramente. No, perché sarà molto lungo? Sì, sarà 90 minuti, un'ora e mezza. Cavolo. Però siamo qua alle 6 noi, quindi... Grazie, sì, noi sono distrutto, ragazzi. Ho fatto anche live stamattina, ragazzi. Anche la diretta, il grande regista che ormai ci assiste quasi 24 ore su 24. Sarà secondo me un bel evento, molto interessante. Prima di tutto perché ci sarà Dying Light 2, che Techland farà vedere, dovremo vedere il gameplay. È un gioco che io attendo molto, perché il primo era molto bello, il secondo promette di essere ancora più bello. Soprattutto molto più narrativo. In un gioco di zombie avere una bella narrativa secondo me ti distingue già dalla concorrenza, e questo è il gioco grande. Poi ci saranno tanti annunci di piccoli giochi da diversi publisher. Adesso non so che tipo di giochi saranno, però trattandosi di un evento comunque molto seguito, perché il PC Gaming Show ormai è ha un bel seguito, mi aspetto anche dei titoli abbastanza sostanziosi, infatti recupererò poi domattina.
insomma, le mie aspettative sono positive. Poi sono anche molto curioso di vedere il messaggio di Valve su Steam. Valve ha promesso una cosa su Steam. Ovviamente vuol dire tutto e niente, perché Valve, esatto, è quella che dice: ragazzi, vi annunciamo qualcosa di incredibile, fantastico, state fermi, e poi è una cavolata. Sì, vero. Anche... Ma una console Valve? Non so, è il caso. No, secondo me no, però... Secondo me non è il caso. No, ma ci c'è stata una specie di console Steam, o meglio, cioè le Steam Machine, che erano dei PC preassemblati, con un case simil console. Quindi tu compravi questa Steam Machine, la potevi anche collegare alla TV, ti partiva direttamente con l'interfaccia Steam alternativa, che non so se c'è ancora, quella un po' più da console. Adesso non ricordo come si chiama. Ho capito, ma non mi viene in mente... Sì, ho capito però quale dici. Sì, partiva direttamente con questa interfaccia, e quindi tu avevi questa specie di console con un controller Steam che ti permetteva di giocare giochi Steam dalla TV. Non che abbia avuto grande successo, perché comunque Steam è legato al mondo PC, e sul mondo PC c'è una mentalità precisa, che è giocare su PC. Chi lo sa, magari una console portatile, un dispositivo portatile, magari quello sì. Non credo lo vedremo stasera, magari il messaggio riguarda altro. No, però sono curioso, perché... Quando Valve dice c'è una novità per Steam, ok, stiamo lì, aspettiamo, vediamo cos'è. Nel frattempo, poi Pierce ha visto che ha fatto la clip sul cadavere. Sì, l'ho ringraziato poco fa. Quando a ridere, poco fa che l'ho rivista. Che bello, sarà contentissimo, sì. Cadavere. Poi non so che aspettative hai te, cioè non so se hai già letto qualcosa. Allora, cosa potrebbe esserci. Ho visto effettivamente la stessa scaletta che probabilmente hai visto tu. Diciamo, la cosa che mi viene più sulle spine è proprio questo annuncio Valve. Mm-hmm. Ho visto comunque che c'è qualche altro, cioè sono anche curiosa di vedere cosa hanno intenzione di presentare, perché PC Gaming Show in realtà può voler dire tutto e niente, cioè nel senso ci aspettiamo delle esclusive Steam, le esclusive diciamo giocabili solamente su PC? No, non che io sappia attualmente, però cioè io ho i titoli che hai visto tu, che hai già elencato tu, cioè Dying Light 2, che è quello che hai citato prima di tutti, è quello chiaramente più atteso, però ho visto anche qualche altro titolo che a me personalmente non ha detto nulla, nel senso che non l'ho giocato, e poi dice tanto altro. Che cosa vuol dire tanto altro? Può voler dire tutto e niente? Tanto altro è la cazzo di cosa per dirti. Resta con noi, ti prego. Esatto. però le expectations. Quali sono le expectations? Expectation è che il PC Gaming Show è un classico evento per gamer PC, detta banalmente. Nel senso che ci saranno giochi che usciranno per PC, poi se saranno esclusivi a Steam, se saranno esclusivi a PC... In alcuni casi sarà così, in altri casi no, sono giochi condivisi con le console. Ci saranno annunci di nuovi giochi, in alcuni casi non hanno neanche detto il publisher, quindi si fa proprio a sorpresa, io punto su prodotti indie comunque. Poi ci sarà un nuovo gioco da Casedo Games e Bulwark Studios, che sono... due case prettamente PC, quindi comunque sarà sicuramente un gioco esclusivo PC, non so di che genere, può essere qualsiasi cosa. Sto guardando adesso Hello Neighbor era quell'altro che avevo visto. Sì, Hello Neighbor, che è molto carino, un gioco particolare, lo mostreranno, faranno vedere un po' di gameplay, una nuova modalità. Ci sarà anche un nuovo gioco dagli stessi sviluppatori, quindi vedremo cosa sarà questo nuovo gioco. E poi niente, si va proprio a un po' ad aspettarsi di tutto, perché il mondo PC è talmente variegato, talmente ampio, che è difficile anche fare le previsioni. Infatti. Ma
Ragazzi, vedremo. Se volete dico stacchiamo, la riattacchiamo 13 minuti se volete. Così Angelo torna pure, eh? Come volete voi, così arriva anche la notifica. Ma io così arriva anche la notifica di nuovo, quello discorso. Va sì. Bene, per me non c'è problema. Quindi, io mi congedo, io pure auguro un buon divertimento a Chiara. Ritroverete qui Chiara e Angelo, mica. Ragazzi, ci vediamo qui per parte. Le 11:20 circa. Sì, più o meno. Alle 11:20. Mm-hmm. Con Angelo e Chiara per vederci questa bella oretta e mezza di PC Game Show. Quindi ragazzi, si aspetta tantissima roba. A dopo ragazzi, metto il torno subito. Non metto il torno subito. Ciao ragazzi.